Sono un cinquantenne di Monopoli e una quarantacinquenne di Polignano i deceduti nel terribile incidente di Atena Lucana lungo la Val d'Agri. Erano a bordo della motocicletta quando si sono scontrati per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri con due auto. Una delle due vetture, una Mini Cooper, si è capovolta. La motocicletta è andata in frantumi. I due motociclisti sono praticamente morti sul colpo. Ferite tre persone, due di Castel San Giorgio e un di Potenza. Sono stati trasportati tutti all'ospedale San Carlo di Potenza. Uno dei feriti è stato estratto dai vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Luigi Morello dalle lamiere dell'auto. Sul sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con il tenente Gaetano Ragano, i militari del nucleo operativo e il radiomobile e quelli delle stazioni di Sala Consilina, Sassano e Polla, una pattuglia della polizia stradale, diverse ambulanze ed un'eliambulanza che ha provveduto a trasportare uno dei feriti al San Carlo di Potenza. Traffico bloccato per diverse ore e deviato su strade interne. Al lavoro le ditte di pulizia della strada per ripristinare il manto stradale e le ditte Amelio e Menafra per il recupero dei mezzi incidentati. Drammatico lo scenario che si sono trovati davanti i soccorritori.